Sesso e tabù. Ne parliamo questa sera con la psicoterapeuta Ilaria Fontana. Ok, ben arrivati. Ilaria, ci sei? Ciao. Allora, Ciao, buonasera. la prima domanda. Nella nostra società non si parla di sesso. Questo è un grosso problema dal quale partiamo. Poi parleremo del fatto di parlare di sesso nella coppia e affronteremo poi tutta una serie di problemi rispetto ai tabù. Vi comunico intanto che a proposito del sesso è disponibile sul link che trovate sopra questo video presso il sito che è il campusdelcambiamento.it, un corso mio che si intitola Lo Zen e l'arte di far l'amore. Insieme a Ilaria Fontana stiamo preparando un altro corso su amore e innamoramento con una serie di interviste a grandissimi specialisti, psicologi del settore di diverse scuole, così per sentire diverse impostazioni. Allora, Ilaria, partiamo dalla prima domanda. Nella nostra Purtroppo società non si parla di sesso. no. Che Grave vuol problema. dire? Grave problema, gravissimo problema. Questo è veramente un grande paradosso, no? Cioè, nel senso che fa parte della nostra vita in una maniera predominante, caratterizza varie fasi della nostra crescita in maniera diversa, e quindi è importante per il nostro benessere, è importante per la nostra vita di coppia, è importante nella nostra vita il sesso, ma non se ne parla. Non se ne parla in maniera ponderata. Pronto? È andato via il collegamento. Si vede a C'è dire. Eccoci qua. il No, dicevo, se ne parla in maniera, diciamo così, dietro le quinte, ma non c'è un parlare schietto, tranquillo, pulito, che permetta di far passare delle conoscenze appropriate sulla sessualità. Ci sono i film, le pubblicità, ci sono i giornali. Io mi ricordo il famoso Cioè. Sul Cioè c'era la conoscenza sessuale degli adolescenti, ma non è sufficiente. No, poi possiamo dire anche che contemporaneamente la società ci bombarda di messaggi sessuali, perché tutte le pubblicità hanno sotto un sottotesto di sesso, di corpi più o meno nudi, la pornografia, la cronaca nera, cioè il sesso soverchia la nostra vita, ma non è possibile parlare di sesso in maniera semplice e concreta Certo. dell'atto sessuale di quello che ci sta intorno. Sì, di sesso ne è impregnata la comunicazione mediatica, questo è sicuro, ma non la comunicazione che si può avere tra genitori e figli, è imbarazzante per tanti genitori raccontare la sessualità ai figli e ovviamente anche per i figli è imbarazzante fare domande ai genitori, perché se è un argomento scandaloso, difficile, diventa estremamente imbarazzante sfondare il muro del silenzio e chiedere a mamma o a papà, è normale che io senta un formicolio? È normale che la mattina mi sveglio e ho il pigiama con delle macchie sopra? Questa è una cosa che è successa a me in prima persona, quando io, diciamo, ho avuto lo sviluppo, una mattina sono andato da mia madre dicendo ho delle macchie scure sul pigiama, mia madre era spaventatissima, pensava che io perdessi sangue, mi portò dal medico con questo pigiama e il medico fece una risata dicendo guardi, il liquido maschile nel momento in cui si secca, si scurisce, ma non è sangue, semplicemente il ragazzino ha raggiunto la maturità sessuale, insomma, almeno dal punto di vista Esatto. tecnico-fisiologico. Sì, e per questo è importante parlarne. Infatti sono contenta che stiamo qui e ne stiamo parlando, perché non parlare delle cose crea semplicemente delle paure, perché sulla lacuna e sul vuoto della conoscenza che si ricamano le paure e le fantasie.
E le paure e le fantasie molte volte sono veramente difficili da condividere, quindi si tengono per sé e quello che ne viene fuori è una lontananza estrema dagli altri. Io chissà che cosa sto vivendo di sbagliato nella mia testa, non lo condivido e non scoprirò mai che magari quello che mi muove, quello che sento nel mio corpo è molto normale. E quindi E è devo importante dire sfondare anche i il mio. genitori. So, finisci, finisci, scusa. No, dicevo, per questo è importante sfondare il muro del silenzio, perché è il caso di parlare in maniera normale di sesso e di sessualità, perché è una parte normale di noi e della nostra vita. La cosa incredibile è almeno per la gente della mia generazione, che ci siamo trovati con genitori che proprio non riuscivano a parlare di sesso. Io poi venivo da una famiglia di estrema sinistra, madre ultrafemminista. Quando mi sono trovato a fare una semplice domanda, perché non riuscivo a capire, questo dice anche quando ero disinformato anche proprio mentalmente, io non riuscivo a capire questo fatto che avevo letto su un libro, La rivoluzione sessuale di William Reich, che peraltro è un libro serissimo, c'era una sola frase sul sesso pratico che parlava del tabù della masturbazione maschile e femminile. Io non riuscivo, stupido completamente, a immaginarmi come facessero le donne, perché dicevo non hanno nulla fuori, come fanno? E vado a chiederlo alla mia mamma, gli dico: scusa mamma, ma come fanno le donne? Mia madre si taglia un dito e mi dice: non posso risponderti, vai da tuo padre. Vado da mio padre, gli faccio la stessa domanda. Mio padre stava leggendo il giornale, no? E lo vedo che abbassa il quotidiano, che era enorme, piano 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 piano, stava prendendo tempo per pensare alla risposta, e mi dice: non posso rispondere a questa domanda, chiedilo alle tue fidanzate. Io avevo 14 anni, di fidanzate non ne avevo proprio, ma proprio mio padre si rifiutò, voglio dire, e non era l'ultimo degli stupidi, un premio Nobel. Io mi immagino che cosa poteva succedere in una famiglia meno estremista, meno femminista, meno culturalizzata, eccetera, eccetera. È un dramma, perché anche queste risposte, questi silenzi o queste omissioni o queste censure, poi danno ai ragazzi l'idea che il sesso sia qualcosa di terribile, che neanche gli adulti ne possono parlare. Ma infatti vedi com'è bella questa storia che tu stai raccontando. I bambini sono curiosi per natura e in maniera così tranquilla, serafica, fanno delle domande perché sono curiosi. Che cosa succede poi? Che le risposte che noi riceviamo o le mancate risposte ci danno comunque un messaggio. Ad esempio il messaggio del è consentito che tu mi fai questa domanda e ne possiamo parlare, quindi ti spiego che cos'è, oppure il messaggio del è scandaloso, che cosa mi stai chiedendo? Non me lo chiedere più, no? È una cosa sbagliata, è un argomento brutto. E quindi lì e poi la curiosità rimane comunque, ma la risposta non c'è. Ma si inizia a formare una fantasia. Allora forse quello che io voglio sapere è scandaloso, è brutto, è inappropriato e io che lo voglio sapere? Sono perverso? Sono sbagliato? Quindi questo è molto importante quando no, si lavora con i genitori, anche nell'accompagnamento alla genitorialità, normalizzare il parlare di sesso. In genere no, mi viene chiesto, ma quando bisogna iniziare a parlarne? Ma in realtà l'educazione sessuale parte già dall'insegnare l'igiene, imparare a lavarsi, imparare ad avere a che fare con il proprio corpo, quello è già educazione sessuale. Perché l'errore è immaginare che noi parliamo di sesso esclusivamente quando parliamo di organi genitali, maschili e femminili. E il resto del corpo è escluso. Non è così. Si fa educazione sessuale dall'inizio, quando mamma destreggia, no, il neonato per cambiare il pannolino, per lavarlo. Allora il modo di toccare della mamma il corpo del bambino manda un messaggio di accoglienza, di amore, di normalità rispetto a quel gesto, e non di imbarazzo, di proibito o di illecito. Piano piano il bambino cresce e lì si impegna, no, anche l'igiene personale.
E quelli sono dei momenti importantissimi. Quindi è normale lavarsi con tranquillità. Il bambino va insegnato che si deve lavare toccandosi. Una cosa è toccare il pisellino di un bambino con due dita, come se fosse una cosa, no? Proibita o addirittura brutta, no? E allo stesso tempo anche la vagina della bambina. Una cosa è farlo con tranquillità spiegando quello che si sta facendo e come è normale prendersi cura dei propri genitali. Beh, mi fai venire in mente, io, cari telespettatori, internet spettatori, io sono un'enciclopedia di disastri nella mia storia. Tra le altre cose, a me non è mai stato insegnato di lavarmi, tirando giù diciamo, la pelle che copre, il glande. E evidentemente quando ero piccolo questa operazione non è stata fatta con abbastanza frequenza e il risultato è praticamente che io poi ho avuto questo disturbo che colpisce, pensate, addirittura il 5% dei maschi, cioè che il fatto che non si scopra, che la pelle non scivoli sulla punta del sesso maschile e che non lo lasci scoperto, poi può creare dei problemi perché siccome manca questa elasticità, perché è mancato un movimento, quando poi si raggiunge l'età dello sviluppo, c'è diciamo una difficoltà perché il frenulo, cioè quello che viene chiamato volgarmente filetto, non si è allungato, non ha acquisito con il movimento la giusta elasticità e è necessario operare chirurgicamente. Tra l'altro, per me mi fecero un male cane, mannaggia, che poi erano tempi anche di brutalità, no? E questa situazione, nella maggioranza dei casi, sarebbe risolvibile con una semplice educazione all'igiene verso le madri o i padri che devono fare questa operazione di scoprire la punta del pene e poi i bambini devono sapere che devono, quando si lavano, fare questo movimento, no? Se lo si fa quando la pelle è giovane e elastica non c'è problema, se non lo fai poi a 13 anni ti devono tagliare. E quando io ho iniziato a fare rubriche di educazione sessuale mi sono trovato con persone addirittura adulte che poi avevano dei drammi perché nei rapporti sessuali se non c'è questa elasticità ci possono essere delle lacerazioni, scene da macelleria, schizzi di sangue, cioè una roba incredibile, un disastro costruito semplicemente dal tabù dell'igiene normale, una Ma roba infatti proprio di base. tu stai parlando della fimosi, no? Che è una cosa normalissima, è piuttosto comune, non c'è niente a vergognarsi, ma quando non si ha un normale rapporto con le cose fin da subito, non si riceve un'educazione sessuale, un'educazione rispetto al proprio corpo, a quello che accade, alcune cose che sono nella norma possono essere vissute con un senso di giudizio molto forte, no? È sbagliato, è strano, non va bene e quindi poi rischio di vergognarmi per quella cosa e magari non ce n'è bisogno. Quello, figurati, no? Tu stai raccontando del rapporto con un organo che si vede. Quindi su questo l'uomo è anche avvantaggiato rispetto alla donna, perché il bambino maschio, anche se non riceve una particolare educazione dai suoi genitori alla sessualità, ha un vantaggio su quella, sulla femmina, perché si può vedere, perché il pene è esterno, si vede e quindi è già più facile vederlo nelle sue componenti, come cambia a seconda dello sviluppo, mentre invece le bambine, le ragazze e le donne hanno un organo coperto, no? È più complicato per una donna vedersi. E quindi che succede? Che tantissime donne non conoscono la propria vagina, la forma, il colore, non lo conoscono, a meno che non usano uno specchio. Allora, se da bambini si riceve il messaggio della normalità della conoscenza del proprio corpo, cambia tutto, cambia la qualità di stare con se stessi. Io mi conosco dentro e fuori, nelle varie parti, così come posso dire le varie dita della mia mano, il pollice, l'indice, l'anulare,
Così anche le mie zone intime hanno dei nomi e non solo quelle, perché appunto io ci tengo a precisare che l'educazione sessuale non è unicamente focalizzata sugli organi intimi, no? Ma proprio su tutto il corpo, sulle varie zone erogene, su come funzioniamo, che cosa sentiamo, che cosa accade anche nelle varie fasi del rapporto sessuale, come cambia proprio la percezione, le sensazioni. Questo tuo racconto mi ricorda un evento che è stato storico, a cui non ho partecipato perché era riservato unicamente alle donne, e ci fu questo gruppo di femministe romane che all'inizio degli anni 70 affittò un teatro, arrivò una grande femminista americana stra all'avanguardia, fece tutto un discorso proprio su quello che tu hai appena detto, no? Sul mistero della vagina, perché la donna vede soltanto la parte esterna e spesso neanche quella, perché anche semplicemente prendere uno specchio e guardare come è fatto il proprio sesso per una donna può essere un tabù insuperabile. Ecco, quello che successe in questo teatro era una cosa che poi fece proprio scalpore, perché questa grande giornalista, questa grande attivista per i diritti delle donne, dopo aver fatto tutto un discorso, diciamo, politico sulla libertà della donna, si sdraiò su un lettino che venne portato sul palcoscenico e praticamente senza slip, a gambe allargate, chiese a tutte le donne di passare davanti a lei e guardare come era fatto il sesso di un'altra donna. E ci fu una donna che a un certo punto lanciò un urlo proprio nel silenzio, perché poi era una situazione di un imbarazzo ovviamente folle, no? Era un'azione molto estrema, ma comunque ci fu questa donna che lanciò un grido dicendo: "Ma è rosa!" Perché in effetti nell'idea di molte donne, quantomeno allora, l'interno del sesso femminile era scuro, era un luogo buio. Scoprire che invece ha un colorito roseo questa donna, che era comunque una donna istruita, che andava a una manifestazione femminista, che frequentava i gruppi di autocoscienza femminile dove le donne raccontavano i loro problemi, non aveva idea dell'aspetto esteriore poi del proprio sesso, no? È una cosa incredibile. È incredibile, ma estremamente attuale anche oggi. Le donne oggettivamente per natura hanno più difficoltà a guardarsi e allo stesso tempo la curiosità è molto probabile che sia stata anche, come dire, castrata, castigata, no? I bambini appunto, ripeto, nascono curiosi e nascono in tranquillità rispetto a un atteggiamento tranquillo rispetto al loro corpo. Che succede? Che con la crescita iniziano a sentire dei formicolii, delle sensazioni laggiù. E quindi iniziano per esempio a toccarsi, a sfregarsi, a incrociare le gambe, no? Molte bambine incrociano le gambe e si iniziano a dondolare o a infilare delle matite tra le gambe, proprio per procurare piacere. E questo a volte può essere visto come un messaggio scandaloso per dei genitori che non sanno che quella è una fase normale dello sviluppo e quindi non c'è bisogno di reprimere con forza e di proibire e di mortificare. Tutti i bambini hanno bisogno di sapere che cosa sta accadendo e di esplorarlo. E l'educazione sessuale, permette a un genitore di essere efficace poi nella gestione di quelle situazioni, che possono essere anche imbarazzanti in alcuni casi. Ma immaginiamo che immaginiamo un genitore che ha lui stesso difficoltà a vivere serenamente le sensazioni del proprio corpo, a vivere serenamente anche il piacere, probabilmente perché a sua volta non ha ricevuto una guida in questo, in casa non se ne poteva parlare. Come potrà far sentire il bambino a suo agio in questa esplorazione? Avrà più difficoltà? Il bambino e poi l'adolescente ancora di più quando si inizia a porre delle domande più complesse. Senti, ma questo discorso ne apre un altro, cioè ci sono delle paure, e quando uno poi è adulto e inizia a praticare la sessualità, e soprattutto ci sono delle paure legate al fatto che generalmente, ahimè, spesso
Nella coppia, due amanti non hanno il coraggio di dirsi che cosa desiderano, che cosa gli piace, come gli piace e che cosa non gli piace, che cosa gli dà fastidio. Beh, parlare di piacere è sempre stato un problema. Questo è un problema storico. Purtroppo, paghiamo un po', diciamo, le conseguenze di una repressione, anche religiosa, no? Cattolica, in cui il piacere era un peccato. Non si poteva parlare di piacere perché era una perversione, era peccaminoso. Il sesso, per la religione aveva una funzione procreativa. Quindi non si poteva dire che il sesso era bello, che piaceva, che si aveva il desiderio, perché non aveva nulla a che fare con la procreazione, dire cose del genere. E quindi portava al facile giudizio di essere perversi. Adesso diciamo che piano piano questa cosa si è sicuramente allentata, ma se noi Cioè, teniamo ben diciamo, presente. scusa, diciamo anche che il nostro Papa Francesco ha fatto da questo punto di vista delle affermazioni rivoluzionarie, cioè che Dio ha creato il nostro corpo fatto in una certa maniera anche perché fosse fonte di piacere fisico e spirituale, perché ovviamente questo lo pensiamo anche noi, che il sesso unito all'amore è quello che dà il massimo di piacere. È una cosa impensabile negli... Quando io ero un ragazzo, l'atteggiamento della Chiesa era ben diverso in maniera molto dura. Assolutamente, ma finalmente, no? Il nostro Papa l'ha detto ed è stato bellissimo questo messaggio di accettazione di sé che ha mandato. Noi dobbiamo, per sapere dove siamo oggi, dobbiamo guardare anche un po' indietro, da dove veniamo. Allora, le radici storiche dei problemi, delle situazioni sono illuminanti tante volte. Allora, se noi consideriamo che perché non si è mai parlato di sesso facilmente, non solo tra i, diciamo, in famiglia, nell'educazione, ma anche così nei gruppi di amici, perché era scandaloso, no? Perché eri appunto esagerato, eri perverso, eri materiale, eri grezzo, e invece quello che era premiato era il piacere dell'anima, quello spirituale. Questo retaggio, ancora un po' ce lo trasciniamo. Allora fa sì che quando noi parliamo di sesso scatta sempre l'ironia, la battuta, la risata isterica, la risata ironica, perché bisogna sdrammatizzare, perché? Perché è imbarazzante parlare di sesso. Allora, dobbiamo sfatare un po' questo mito. La sessualità è una parte pregnante della nostra vita e necessita un dialogo, perché dove non c'è dialogo si va a insinuare l'ignoranza, la falsa credenza, il tabù, la difficoltà. Ci sente? Vedo che intanto che abbiamo un... Non ti sento più, non ti sento più, c'è un problema di audio. Ok. Non so se forse avresti una connessione migliore mettendoti col 4G, quello vedi tu. Comunque intanto volevo dire che ci sono tutta una serie di messaggi e che alla fine di questa conversazione risponderemo anche alle domande, alle osservazioni, alle critiche che state mandandoci in questa pagina. Per quanto riguarda la coppia, Jacopo, perché prima mi hai chiesto una cosa alla quale io non ho risposto, se noi già normalmente non riusciamo a parlarne, no? Cioè la società ci manda un messaggio che di questa cosa non se ne parla se non in maniera provocatoria, ostentando una sessualità magari esagerata, e questo attraverso i film, le pubblicità, eccetera, eccetera, ma non se ne parla in maniera normale. Come funziona l'essere umano quando prova desiderio, quando prova un desiderio sessuale? Se già questo è il messaggio che io ricevo da quando sono bambina, probabilmente arriverò nella coppia con questo stesso messaggio. Quindi, molte volte i due amanti hanno difficoltà a raccontarsi che cosa gli piace, cosa vorrebbero sperimentare, cosa stanno provando. Perché? Per lo stesso motivo per il quale non se ne parla in società. Perché si ha paura di essere giudicati, si ha paura che l'altro possa reagire in maniera, no, scioccata, oppure a sua volta imbarazzandosi, rimanendoci male.
Ma la parola è la cosa più bella, no? Se noi possiamo dirci come stiamo con l'altro, che cosa ci piace, cosa desideriamo, si apre una piazza di dialogo e di crescita nella coppia che è impagabile. Sì, qui c'è da fare un'aggiunta che proprio questa cultura che ha paura del sesso poi fa sì che le persone credano che, diciamo, le donne credono che tutti i maschi siano uguali dal punto di vista di cosa piace sessualmente e che tutte le femmine siano uguali. Allora, al di là dei particolari gusti, manie, ma proprio dal punto di vista semplice, fisiologico, anatomico. Ogni maschio e ogni femmina ha delle zone diverse, dei modi diversi di essere toccato in qualunque maniera, forte, piano, veloce, lento. È impossibile scoprire il dettaglio di che cosa una persona trova più piacevole, che cosa fa raggiungere una persona all'orgasmo se non c'è un dialogo, se non c'è una spiegazione. Tra l'altro questo, tra parentesi, apre un'osservazione, cioè sui Latin lover, uno che fa l'amore per 2 o 3 volte con una donna e poi passa subito a un'altra, non saprà mai che cosa quella particolare donna desidera e che cosa le darebbe il massimo del piacere sessuale e emotivo, e viceversa non farà mai l'amore con una donna che lo conosce e quindi è in grado di dargli un piacere completo. Da questo punto di vista, il Latin lover è il più grande sfigato del mondo dell'amore. Sfatiamo qualche mito, va bene su questo. Allora, non è vero che siamo tutti uguali. Nella sessualità, siamo tutti diversi, ma perché ognuno di noi è veramente diverso dall'altro. Prima di tutto, nella conformazione fisica siamo diversi e anche nei gusti. Quindi esistono, così come ognuno di noi ha le proprie impronte digitali, ognuno di noi ha il proprio organo sessuale che è diverso dagli altri per colore, per forma, insomma, per dimensione, anche rispetto alla sensibilità. Siamo tutti diversi. Quindi esistono mille vagine di più, mille peni ancora di più. Siamo veramente tutti diversi. Quindi non c'è bisogno, non c'è bisogno. Via la vergogna. Mandiamo via la vergogna. Tante donne si vergognano della forma della loro vagina perché la trovano a volte troppo piccola o troppo grande o con le labbra troppo lunghe o troppo frastagliate, in cui una clitoride è troppo sporgente o troppo poco sporgente. E gli stessi complessi ce li hanno anche gli uomini. Il complesso delle dimensioni, del colore, del glande, no? Ma siamo tutti diversi ed è questa la meraviglia della cosa. Se noi riuscissimo a guardarci senza giudizio, ma nella meraviglia della nostra diversità, riusciremmo a vedere che andiamo tutti bene, che non c'è uno migliore di un altro, ma siamo tutti unici. E anche il piacere è unico. Quindi sfatiamo un altro mito che per godere, per raggiungere l'orgasmo e il piacere, basta fare quelle tre o quattro cose in quel modo, perché tanto funziona sempre per tutti. Non è vero, non è così. A ognuno piace quello che piace. Cambia il modo di essere, toccati, accarezzati, l'intensità, la frequenza. Per questo è importante comunicare all'interno di una coppia, perché solo io posso essere esperta di me stessa, ma se non lo comunico, non darò mai all'altro, no? Al mio compagno, alla mia compagna, la conoscenza di come aiutarmi a raggiungere il piacere e viceversa, ovviamente. Ecco, ed è da tutte queste ignoranze che nascono una serie di miti sul sesso che sono assolutamente sballati. Puoi fare qualche esempio? Come ti stavo dicendo, il mito che basta fare alcune cose per portare una donna al piacere o l'uomo al piacere, non è così, il piacere è soggettivo.
esistono delle zone erogene che sono tante nel corpo, non esiste solo appunto l'organo genitale. Uno dei miti è che il piacere si colloca e si centra tutto o sulla vagina o sul pene, e il resto del corpo molte volte viene dimenticato. Questo è un peccato, perché ci si priva di un piacere diffuso sul corpo che è molto appagante. Allora, le donne hanno, e gli uomini hanno punti erogeni, alcuni simili, altri diversi. Ad esempio, le donne, oltre alla vagina, c'è tutto l'interno coscia o il seno, i lati anche della schiena, no? E i fianchi, così come il sedere, o anche le zone dietro il ginocchio, anche quelle sono molto sensibili. E Sì, anche però per poi l'uomo. si può scoprire che c'è una donna o un uomo che ha un'eccitazione particolare con il gomito, che non viene mai nominato nelle zone erogene, qualcuno ha il tallone, qualcuno la spalla, la punta delle dita. Allora, far l'amore senza informarsi di quella persona, io credo che questo sia veramente un dramma. E credo tra l'altro che nella tua pratica di psicoterapeuta tu abbia avuto rapporti con persone che vivevano in maniera disastrosa la relazione semplicemente perché non avevano il coraggio di dire, e l'amante faceva sempre quella cosa che loro odiavano, ma non avevano il coraggio di dire, invece desideravano qualcos'altro e non avevano il coraggio di chiederlo. La vergogna e l'imbarazzo sono veramente dei grandissimi problemi nella comunicazione. Quello che succede tante volte è che il rapporto sessuale si rovina, diciamo così, e il piacere non viene raggiunto. Perché? Perché iniziamo a farci tantissimi problemi e non diciamo chiaramente le cose, cioè che cosa ci piace. Allora, che cosa succede? Che se un partner riceve una determinata pratica, viene accarezzato, toccato in un certo modo e quella cosa non gli piace, tante volte si inibisce e non lo dice. Non lo dice, questo vale sia per gli uomini che per le donne, ok? Stiamo parlando di tutti i tipi di coppia, etero e gay, non è questo il punto. Ma se io non comunico al mio compagno che cos'è che mi sta dando fastidio, o alla mia compagna, che cos'è che in quel momento, quel gesto, invece di risultarmi piacevole, mi risulta sgradito, come facciamo? Rimane un non detto, e questo non detto, non è risolvibile. Allora, tante volte, veramente il problema è molto più piccolo. Cioè, si tratta semplicemente di rivelare che quella cosa probabilmente non mi sta piacendo come tu pensi. E questo non vuol dire che sei sbagliato o io sono sbagliato, nessuno è sbagliato. Semplicemente ci piacciono cose diverse. E allora, mettendo il giudizio da parte, diciamoci che cosa ci piace, scopriamoci, esploriamo i nostri corpi con curiosità e con accettazione, e allora andrà tutto bene. Che, tra l'altro, io credo che il fatto di parlarsi nell'intimità, darsi anche proprio delle informazioni tecniche, no? Guarda, fai così, metti la mano così, spostati così, sia estremamente eccitante e divertente. Quindi, oltretutto, si perde una possibilità di gioco, perché no, non è una cosa drammatica spiegare appunto cosa mi piace e cosa non mi piace, si perde una possibilità di eccitazione e si perde la possibilità di rinnovare il rapporto. Pensate che tristezza, due che fanno l'amore sempre nello stesso modo e entrambi hanno qualche cosa di questo modo di fare l'amore che non gli piace. Passano un anno, passano cinque, ne passano 10, diventa una forma di prigione, Oh, no? Allora iniziamo subito. mi dai l'occasione per sfatare un altro mito, che il sesso non cambia, no? Che ci piace sempre nella stessa maniera. Non è vero. Il sesso cambia anche nella stessa coppia, con la stessa persona. Cambia nel tempo, perché nel tempo cambiamo noi non siamo uguali a noi stessi nel tempo, cambiamo in continuazione.
E così come cambiamo secondo alcuni aspetti della nostra personalità, cambiano anche i gusti, no? Così come ci cambiano i gusti alimentari, cambiano anche quelli sessuali. Allora, uno dei miti è che se facciamo bene l'amore, ci piace, no? Ci dà soddisfazione adesso, allora rimarrà sempre così. E se arriveremo a quel giorno in cui non ci piacerà, allora vorrà dire qualche cosa. Non è proprio così. Il sesso evolve come evolve la coppia. Questo va tenuto presente. Anzi, in realtà, la prima volta di una coppia non è appagante tanto quanto il farlo dopo un tot di tempo, perché la conoscenza è maggiore. E quindi maggiore conoscenza porta maggiore fluidità nel rapporto, maggiore disinibizione, ci si concede di più, si è più autorizzati a fare delle richieste e quindi lo si vive con più tranquillità, con meno imbarazzo e quindi è molto più appagante. Bene, allora io direi guardiamo un attimo i commenti. Ti va? Va bene. Vediamo un attimo quali domande sono arrivate. Anna Chiara, alcuni pediatri lo insegnano da subito, perché altri no? Questo era l'inizio della trasmissione, evidentemente si parlava del fatto di pulire il membro del bimbino e tirare giù la pelle. E questo, Certo. I non so che pediatri commenti puoi fare. su questo possono fornire un grandissimo aiuto, no? Perché è chiaro che le mamme si rivolgono prima di tutto al pediatra per essere indirizzata, soprattutto le neomamme, no? Coloro che sono al primo bambino, dove è tutto nuovo, hanno bisogno di essere un po' guidate e il pediatra è un punto di riferimento. Quindi il pediatra su questo ha può giocare un grande ruolo, tranquillizzando le mamme e spiegando proprio come fare, ma anche come fare, come condurre il bambino verso la crescita e verso un buon rapporto con il suo corpo. Alcuni non lo fanno, questo è vero. Allora è importante che lo diciamo noi. Il rapporto sessuale con il proprio corpo nasce molto precocemente e quindi fare educazione sessuale vuol dire fare educazione rispetto al corpo, a che cosa si prova, a che cosa si sente, a quali sono le parti che ci compongono e a come cambiano nel tempo. Poi con la maturazione sessuale ci si può focalizzare di più su quella che è proprio la maturazione degli organi, di alcune sensazioni, alcune pulsioni e quindi poi sul rapporto sessuale. Qui Diciamo è un percorso. Corso. c'è una serie di commenti. Anna Chiara diceva che alcuni pediatri lo insegnano da subito. Andrea Scappi dice: nessuno ti dice niente, già dall'inizio iniziano le turme mentali. Poi c'è Valeria Forgione che dice: a me il pediatra, attenzione, questa qui è grandiosa. A me il pediatra disse che non si doveva forzare lo scollamento della pelle, che tra l'altro questo termine scollamento non è scollamento, è già staccata, devi soltanto far andare giù. Il problema è che se non lo fai la parte terminale rischia di restare stretta, per cui la pelle non scende. Col tempo si apre da sola, e tant'è che poi un sacco di gente tipo me dobbiamo andare a fare l'operazione chirurgica, altrimenti si rischia che si formi un balletto, credo che sia un batterio. A quel punto va asportato tutto, cioè un pediatra che sostiene che se il glande si scopre, poi c'è un batterio che entra. Se si scopre, il batterio sarà possibile lavarlo, no? Se invece resta sempre coperto, quella è un'area garantita per le infezioni. Cioè, qui stiamo proprio al delirio medico che fa il pari con i medici che davanti all'eiaculazione femminile intervenivano chirurgicamente dicendo come si chiama, incontinenza delle urine. Cioè, qui abbiamo veramente dei livelli di mostruosità. Pensa che paura a ricevere un'indicazione del genere, no? È chiaro che questo inibisce molto il rapporto con il proprio organo. Il nostro corpo ci manda dei segnali, delle sensazioni, e noi rispondiamo ad esse. Se
Se noi quella sensazione, no, in quel caso per esempio anche del pene, rispondiamo con paura perché non lo posso toccare, perché altrimenti si scolla, utilizzo il termine, no, del commento. È chiaro che questo fa sì che la persona viva una parte di sé come un pericolo. E questo succede moltissimo anche alle donne. No? Mi riferisco per esempio a come arrivano le mestruazioni e a tutte le false credenze sulle mestruazioni, quando si credeva che la donna non si doveva lavare in quel periodo addirittura, doveva rimanere chiusa in casa, no? Tutto No, questo questo invece di... è biblico che non si poteva avere assolutamente rapporti sessuali. Nella Bibbia addirittura non si poteva toccare una donna o un oggetto che fosse stato toccato da una donna. Ci sono pagine e pagine sull'impurità femminile. E ricordiamo peraltro che Gesù, dei gesti rivoluzionari che compie è toccare un'anoirissa, che pochi testi, commenti del Vangelo spiegano che cos'è. Invece sarebbe importante capire che è una donna che ha le mestruazioni non stop, quindi era considerata un'impura totale, un tabù proprio la persona. Gesù la tocca, la guarisce e questo gesto, diciamo, era considerato un peccato terribile, degno di punizione, perché toccare un essere impuro voleva dire diventare impuri. Allora, queste credenze non fanno sì che creare un senso di sbagliato, un senso di pericolo interno alla persona. Il mio stesso corpo è pericoloso e questo mi porta a un allontanamento. E Va invece bene, questo andiamo. lo Scusa, finisci. sfatiamo. Anche Scusami, durante scusami. le mestruazioni è possibile anche avere dei rapporti Scusa, sessuali. dovresti ripetere la frase perché non si è sentita. No, dicevo, sfatiamo queste conoscenze così terrificanti che non portano altro che un allontanamento dal viversi serenamente. Quindi, anche durante le mestruazioni, le donne, se lo desiderano, possono avere un rapporto sessuale, possono praticare anche la masturbazione, non c'è niente che non va. Se c'è il desiderio, lo si può fare. Poi, se il desiderio non c'è, è un altro paio di mani, va bene uguale. Allora, poi c'è Angelo La Carbonara, perché sono obiettori? Semplice, questo non ho capito cosa vuol dire. Poi c'è Isabel von Piotrowski, dice fantastico con un gran sorriso. Ciro D'Antonio, ovvio che colore pensava che fosse. Ah, era una battuta. Questo rispetto Sul alla fatto vagina. della donna che urlava è rosa e Sì, che. in realtà non è ovvio, perché come dicevamo prima, il pene è visibile, si vede, è lì, è davanti, è come la mano, me la posso guardare. Ma tutto quello che io non vedo con facilità, produce delle fantasie. Io dietro la mia schiena non vedo. Se non ho uno specchio, non mi è sufficiente, no, il giro del collo per guardarmi, esattamente come la vagina. Non è possibile guardarsela e quindi... Lì, se non lo utilizzo lo specchio, farò delle fantasie. Il più delle volte queste fantasie sono caricate di paura. E quindi tante persone, se non si confrontano, rimangono ancorate alla loro paura. E le donne pensano che esista la vagina, quella bella, quella candida e quelle brutte, invece di sapere che siamo tutti diverse, per forma e anche per colore. Bene, c'è Cira D'Antonio che dice: io sono sempre stata curiosa del sesso sin da bambina, continua, il sesso è bellissimo, se uno si lascia andare senza tabù, io ho sempre chiesto cosa piaceva all'altro, bravissima. Poi, dunque, questo. Scusatemi, ma. Chiedere che cosa piace a un altro è anche una grande forma di generosità, no? E di attenzione. Se si vuole mostrare amore, è una bellissima domanda da fare. Che cosa ti piace? Raccontami, aiutami ad aiutarti, no? Ad avere delle sensazioni piacevoli. È molto bello. C'è un altro mito che mi viene in mente, no, mentre parlo, che uno deve già sapere, deve già essere a conoscenza
di come si fa l'amore, di come si fa l'amore quello fatto bene, no? Come se esistessero le persone esperte e gli inesperti. In realtà siamo tutti inesperti quando ci incontriamo, perché si può fare l'amore anche, non lo so, 800 volte in una vita, forse anche di più, ma ogni volta sarà unica a suo modo. Perché? Perché quando ci si incontra e si ha più di un partner nella vita, si potrà assolutamente constatare che quel rapporto è diverso da quello che si aveva con un altro partner, perché cambia tutto. Bene, poi c'è Antonio Ferrara che dice una cosa di cui abbiamo già parlato: spesso parlare di sesso è imbarazzante perché la nostra conoscenza si basa su informazioni cinematografiche. Poi Cira D'Antonio, io con i miei ragazzi. Dei film porno, ok? Perché quello che sta dicendo, no, non mi ricordo come chi ha scritto il commento. Adesso l'ho perso. Antonio Ferrara. Ok, la conoscenza cinematografica. La conoscenza cinematografica non è una conoscenza, cioè è un bacino di immagini che tante volte si prendono per vere e là si crea la confusione più totale. Perché? Perché dietro quello che è il film porno, c'è una serie di sceneggiatori tecnici, ci sono anche Effetti speciali fatti proprio con i trucchi, organi sessuali finti enormi che sono di plastica. esatto, che non ha molto a che vedere con quella che è poi la sessualità reale. Allora, perché è importante dirla questa cosa? Perché molti adolescenti che all'inizio sentono delle pulsioni, no? Delle cariche di attrazione e iniziano a vedere questi film per dare libero sfogo alle proprie fantasie, in realtà molte volte l'effetto che ne viene fuori è quello di timore. È quello di paura, timore di non reggere il confronto, paura di non sapere come fare, come muoversi e quindi invece di rassicurare e creare conoscenza sulla sessualità, inibiscono solamente e creano veramente delle aspettative irrealistiche anche sulle Poi donne. c'è da dire che poi non c'è nessun rapporto con i sentimenti. La grande censura del film porno è che non esiste l'amore, non esiste la concezione del fatto che fare l'amore e fare sesso, tutte e due le cose assieme, cioè fare sesso con una persona che ami, sia completamente diverso e 100.000 volte più piacevole che la meccanica. Poi nessuno Certo. ha niente in contrario, due che vogliono fare sesso e basta, però. Si deve sapere che quello nella scala del piacere fisico, proprio di quanto è forte l'orgasmo e di quanto questo orgasmo riesce a essere uno stato dell'estasi del corpo e della mente, insomma, non c'è paragone. Andiamo avanti perché ormai siamo a 47 minuti, l'abbiamo fatto tantissimo. Dovremmo stare sull'ora, però sforeremo. Cira D'Antonio, io e i miei ragazzi non ho mai avuto. Io con i miei ragazzi non ho mai avuto problemi a parlare di sesso, da piccoli, ne ho sempre parlato liberamente, ora sono grandi. Fortunati loro, sei una super mamma. Fortunatamente questo lo dobbiamo dire, ci sono tanti genitori moderni che invece vivono con piena tranquillità il loro stesso corpo e quindi riescono ad aiutare i propri figli a vivere i cambiamenti dello sviluppo con tranquillità, con serenità. È molto bello per un figlio sapere che si può andare a bussare alla porta dei genitori per colmare un'insicurezza, una lacuna, no? Una paura. Questo rafforza il rapporto con i genitori in una maniera pazzesca. Se io posso chiedere a mia madre, a mio padre, che cosa accade, no? Quando spuntano i primi peli, quando si iniziano a sentire degli odori forti, quando si iniziano a sentire delle attrazioni, che cosa accade quando si bacia qualcuno? Queste domande in realtà rafforzano prima di tutto il rapporto genitori-figli e poi ovviamente sono una conoscenza fondamentale per il ragazzo e per la ragazza.
Ok, poi c'è Mario Lotto che dice una cosa molto carina: mi piacciono più di più coccole, baci e massaggi. Ovviamente, secondo me è bello l'uno e l'altro, però è interessante che questa nostra idea della sessualità poi riduce il contatto fisico anche all'interno della coppia, solo al lato sessuale, mentre invece è bellissimo scambiarsi dei massaggi davanti al televisore, stai mano nella mano, massaggi la mano, massaggi un piede, massaggi la schiena, così come sarebbe normale che anche al di fuori dell'area sessuale si potessero avere dei massaggi senza che questo avesse delle implicazioni sessuali. Poi, dato questa paura, crea il fatto che molti genitori hanno vergogna, hanno paura di massaggiare i bambini, che invece è una cosa fondamentale per la loro salute. Proprio massaggiare vuol dire fare una manutenzione corretta dei muscoli, di tutti anche la fisiologia del corpo, no? Credo che questo È sia molto veramente bello una questo follia. argomento perché ci permette di parlare di un tabù che l'uomo può avere tante volte, cioè quello che mostrare la sua sensibilità, mostrare il piacere verso un massaggio, una carezza semplice, lo renda meno virile. Allora sfatiamo questo tabù. I massaggi, le carezze, le coccole sono molto piacevoli e anche quello fa è parte della sessualità e crea proprio il collante di affetto nella coppia. C'è il mito che fare sesso vuol dire penetrare, avere un rapporto completo e questo è sbagliato. Si inizia a fare sesso fin dal primo sguardo, no? Durante i preliminari, fin da quando ci si incrocia sulla porta, che si apre la porta e si torna a casa. Il come ci si guarda, il messaggio che si manda guardandosi, anche quello può essere un preliminare e poi sempre di più. Ma non è certo unica, fare sesso non vuol dire unicamente avere una penetrazione. Ascolta, ci sono tantissimi messaggi, non possiamo rispondere a tutti, però ce n'è uno di Marco Pace che vorrei leggerti. Quanto è importante il tempo, quantità di tempo da dedicarsi o non è vero che questa società spinge al mordi e fuggi? Che dici? Allora, il tempo nella sessualità è fondamentale. Perché le cose di fretta non permettono di ascoltare le proprie sensazioni. Allora, il piacere si avverte se io ascolto il mio corpo e soprattutto se libero la mente. Se libero la mente dalle ansie, dalle paure, dalle pressioni, da quello che dice il mio capo, dalle preoccupazioni di mia madre e i miei fratelli che stanno commentando, eccetera, allora io permetto alla mia mente di essere fresca, libera, spaziosa e quindi di dedicarmi a percepire che cosa sta sentendo il mio corpo e quindi il piacere. Allora ho bisogno di dedicare del tempo a questo. Se vado di fretta, difficilmente si può raggiungere un bel picco di piacere con la fretta. Può essere anche appagante il rapporto mordi e fuggi perché può essere molto erotico, no? Può richiamare una fantasia erotica, può essere, no, come un boccone al volo. Ma alla lunga diciamo che è bene alternare le cose. Ci possono essere dei rapporti sessuali molto veloci che possono essere anche un gioco molto eccitanti, no? Sul momento, il fuoco della passione. Ben venga, allo stesso tempo è bene alternarli con una pratica, insomma, in cui ci si può lasciare andare senza la preoccupazione dell'orologio. C'è un commento divertente di Nazario Ciancaloni che dice: stasera sesso a volontà, ma solo a parole per farlo meglio. Non è esattamente quello che volevamo sostenere, ma è un commento divertente. Però può essere un gioco erotico, no? Il fatto di parlarne può far parte del preliminare. Come parlarne può essere un modo per stuzzicare il partner, può essere un gioco erotico e quindi può rientrare assolutamente in tutta la fase dei preliminari, no? Poi c'è Adriano Mantellina che dice: perché io a 55 anni non ho ancora avuto niente? Beh, questo mi dispiace se non hai avuto nulla.
Però senso? non si capisce un po' che cosa intendi, come non hai avuto, nel senso che sei ancora vergine oppure che non hai mai avuto un rapporto soddisfacente. Non lo so. Comunque, se vuoi chiarire questa cosa, poi ci sono tutta una serie di commenti su questo che la sera non vuole fare sesso praticato, ma solo parlato. Scusate che io tengo la testa abbassata perché devo leggere. Che cosa c'è? Ho scoperto un modo di fare l'amore che è fantastico. Pochi lo conoscono, ma è fantasmagorico. Beh, devi fare un blog in cui spieghi questa nuova tua tecnologia. Ah, lo dice nel commento, ci dice solo che lo ha trovato. Non dici Beh, niente. Io l'ho trovato, non ve lo racconto. Almeno spero che lo siamo passati racconterai. di condivisione e tu ci dici che hai trovato un modo e non ce lo sveli. Vabbè. Vabbè, qui va avanti a fare illazioni, ma non spiega nulla di concreto. Abbiamo un grande mistero, spero che ci manderai un messaggio. Vabbè, c'è Cira D'Antonio che insiste con le giarrettiere, mi faccio trovare con tacchi, calze a rete per accendere la passione. Io devo confessare che l'unica volta che ho avuto un incontro, una fanciulla che si era vestita in questa maniera qui, mi sono scoppiato a ridere e non sono riuscito a combinare niente. Io non, cioè, questo poi gusti sono gusti, per carità, però secondo me io sono dell'idea che qualunque cosa che si aggiunge al corpo di una donna sia superfluo e che lo limita. Io credo che la nudità in realtà faccia paura. Non so se avete notato, è difficilissimo trovare. No, nei giornali cosiddetti sexy, non sul porno perché lì sono tutti nudi e basta, ma nelle foto sexy c'è magari una donna nuda, ma deve avere sempre le scarpe col tacco, questo, quell'altro, l'abbigliamento, la cosa, qualcosa che limiti la sacralità. Ecco, poi ognuno si diverte come vuole, è grande rispetto, però secondo me questo bisogno di. Che la donna si vesta secondo degli schemi così di una certa epoca, poi no? Calze a rete, scarpe col tacco, tutto la ghettiera, tutte queste robe qua. Io sinceramente non mi diverto, sarà un limite mio comunque. Beh, ci sono degli elementi che sono socialmente condivisi come erotici, no? Dei simboli. Ah, vuoi dire che io sono fuori dalla società? Comunque, diciamolo che può essere anche molto divertente, no? Per una donna immaginare il proprio compagno e prepararsi, no? Prendersi cura, così come ci si pettina i capelli, magari ci si mette lo smalto, può essere anche molto divertente per accendere un po' di pepe, un po' di desiderio in alcune situazioni, ma sicuramente non sono indispensabili, no? Cioè il Però mito io che vorrei esprimere il fatto che comunque non vale per tutti, quantomeno, perché qui sembra Grazie. che tutti gli uomini desiderano la donna con la ghettiera, con le calze a rete e scarpe col tacco. Beh, io faccio parte forse di una minoranza di cui che me proprio non è il contrario, insomma, no? Cioè, sì, un conto uno dice a carnevale, ma se io devo pensare, vabbè, basta, come non detto, capito? Sono fuori norma, Non c'è basta. niente più erotico di una persona che sta bene con se stessa e con il proprio corpo. Quello è la Oh. base. Poi ci Allora, possono andiamo essere avanti che qua siamo passati. tutti i bicipiti di questo mondo, ma se non si sta bene con se stessa e con il proprio corpo, manca la Ok, sono sostanza. d'accordo. Melina del Villano, l'incontro fisico per me ha bisogno di complicità, di affinità, perché senza queste caratteristiche diventa solo esercizio. È più bello che tutto parta dalla testa. Dalla testa anche dalle emozioni, vabbè, cioè tu hai fatto testa rispetto al fisico. Ok. Nazario Ciancaleoni, Jacopo, se vuoi lo spiego, ma è complicato. Non lo so, ma se hai voglia di mandare una lettera che spieghi questa situazione, possiamo noi quantomeno ascoltare. Ecco, mi sembra una dichiarazione terribile che tu non abbia avuto nulla avendo vissuto più di 50 anni.
Fabrizio De Santis, chiedere all'altro o all'altra cosa piace lo trovo un poco freddo, preferisco ascoltare il corpo dell'altra persona. Lo trovo un po' freddo. Freddo, preferisco Ok. ascoltare il corpo dell'altra persona, il suo respiro, lasciarsi andare ad esplorare. L'istinto e la passione faranno il resto. Ecco, probabilmente tu sei un super dotato mentale sensibile. Io, nella mia esperienza, quando ho chiesto alla persona con cui stavo che cosa ti piace, me lo spieghi, ho scoperto delle cose che non avrei mai immaginato. Allora ti metto una pulce nell'orecchio. Forse tu sei convinto di essere così sensibile e capace, e le persone che, con cui ti accoppi dicono: ma perché questo non si accorge di questa cosa? Io non credo, io credo di essere una persona sensibilissima. E ho fatto il tuo ragionamento per anni, poi a un certo punto mi sono reso conto che non era così. Io ero convinto di aver capito tutto e non avevo capito un cazzo, che è una cosa che quando poi te ne rendi conto dici: mannaggia, forse se chiedevo, no? Questa è un po' la Beh, mania degli uomini, che non devono chiedere la strada perché la sanno già. Jacopo, in realtà io ringrazio questa persona che ha scritto questa cosa, perché il commento parlare può sembrare una cosa fredda, in realtà rispecchia moltissimo tante persone. La paura di parlare perché la situazione si possa raggelare, no? Ma un po' tutto va detto con un certo garbo. Il come si dice qualcosa è fondamentale. Chi si occupa di comunicazione lo sa che il come vale ancora di più di che cosa si sta dicendo. Allora è chiaro che parlando di sessualità è un argomento delicato, quindi è importante dirsi delle cose con tatto, con gentilezza, con garbo. Beh, certo, non è che uno dice: adesso dimmi i punti che ti piacciono di più. Deve essere una cosa fatta con gioco, con tenerezza, ma oltretutto io lo trovo veramente un'emozione incredibile che questa persona ti fa il regalo di dirti che cosa prova mentre si fa l'amore. Cioè, proprio non, cioè, anzi, no, poi ragazzi, gusti sono gusti, e magari due amano fare sesso, che non si dicono niente, è un rebus. Ci sono delle persone appassionate dei rebus, delle charade, delle settimane enigmistiche, che per loro l'importante è non dirlo, come dirgli, se gli dici dove ti piace, come dirgli il finale di un film, si incazzano. Rispetto, rispetto. Va bene, vuoi dire qualcos'altro? Abbiamo esaurito tutte le... Ah no, un ultimo messaggio che arriva adesso. Serena Pellegrino: gli uomini che non devono chiedere la strada perché la sanno già. È la frase più bella che hai detto questa sera. Jacopo, sei un grande. Grazie, modestamente, io chiedo sempre la strada. Vuoi dire qualcos'altro, dottoressa? L'argomento è ampio, potremmo parlarne ancora e ancora, magari faremo altre dirette. Va bene, intanto annunciamo che lunedì prossimo, perché questo è un appuntamento, siamo il secondo appuntamento, ma ce ne sarà anche un terzo lunedì prossimo, anche un quarto lunedì successivo e così via, faremo un incontro in cui, oltre a noi due, ci sarà anche la dottoressa psicoterapeuta Ameya Canovi, e parleremo di un argomento pazzesco: le dipendenze affettive. Ecco, sappiate anche che sull'argomento sesso, giovedì scorso e i 2 mercoledì precedenti, ho fatto delle dirette che sono disponibili sulla mia pagina Facebook, e che è partito questo corso di educazione sessuale, educazione all'amore, che si intitola Lo Zen, l'arte di far l'amore. E nel testo sopra questo video trovate, e anche sotto la pubblicità, dovunque trovate il link, che comunque ci potete arrivare anche andando a un sito che si chiama ilcampusdelcambiamento.it, e nel testo qui sopra trovate anche i riferimenti della dottoressa Ilaria Fontana. Se volete prendere contatto con lei, perché essendo essa psicoterapeuta e esperta in questioni di psicologia sessuale, potrebbe forse darvi dei ragguagli interessanti. Io vi ringrazio, a te la parola, Ilaria, per i saluti, e poi possiamo chiudere la comunicazione.
È sempre molto bello riuscire ad avere una partecipazione, rispondere sul momento, è come se fossimo tutti un po' più vicini, no? Quindi grazie, grazie a tutti quelli che insomma ci sono stati e ci rivediamo lunedì. Ecco, l'indirizzo che ho di Ilaria lo trovate anche nell'ultimo commento qui sotto. Buona serata e buone cose a tutti. Grazie Ilaria Fontana per questa tua disponibilità a raccontarci le cose. E grazie alla grandissima Doris che ha coordinato questa trasmissione web. Che è stata veramente gentilissima. Ciao ciao, chiudo la Ciao a tutti. comunicazione, ciao.